Non c'è di peggio dell'ipocrisia di chi sta sfruttando una tragedia solo per visibilità personale e per poter sfogare la propria avversione verso le vere vittime. I fatti documentati negli anni parlano già da soli. Questo è il duro commento di Piera Maggio, la madre di Denise Pipitone, la bambina di 4 anni scomparsa da Mazara del Vallo il 1 settembre 2004. Di Denise non si sa più nulla e la madre la cerca senza sosta da quasi 20 anni. Recentemente, però, hanno fatto la loro comparsa altre persone in questa vicenda. Si tratta di Tony Pipitone, l'ex marito di Piera Maggio e di cui Denise porta il cognome, e di Maria Angioni, l'ex magistrata, fra i primi ad aver indagato sul caso dopo la scomparsa della bambina. Le indagini della Angioni non hanno portato a nulla e i responsabili della scomparsa di Denise non sono mai stati arrestati. Tuttavia, l'ex procuratore si è recentemente scagliato contro coloro che all'epoca l'avevano assistita nelle indagini, accuse che l'hanno portata a processo e per cui è stata condannata per false dichiarazioni al pubblico ministero. Nonostante ciò, Langioni ha continuato la sua battaglia per scoprire la verità su Denise attraverso i social media e ha lanciato una campagna di raccolta fondi per fare indagini sulla piccola. Al suo fianco c'è l'ex marito di Piera Maggio, Tony, che non è il padre naturale di Denise, nata dall'amore fra Piera e un altro uomo, Pietro Pulizzi. Anche Tony Pipitone, dopo anni di silenzio, ha deciso di combattere la propria battaglia per la verità utilizzando i social media. E come padre legale della bambina, ritiene di avere il diritto di raccogliere fondi per continuare le indagini. Ma quali indagini? Ci sono state 2 inchieste sulla scomparsa di Denise. La sorellastra della bambina, Jessica Pulizzi, è stata processata e assolta per mancanza di prove. Mentre le indagini sulla madre di Jessica, Anna Corona, sono finite con 2 archiviazioni. Le iniziative di Tony Pipitone e della Angioni sono state fortemente contestate da Piera Maggio. Denise ha 2 genitori che l'hanno voluta, amata, messa al mondo. I genitori naturali sono gli unici che in tutti questi anni hanno avuto l'interesse a portare avanti le ricerche e le tante battaglie intraprese. C'è una persona che in questi anni ha detto di tutto e di più sul nostro caso attraverso i social, con video e in TV. Ha parlato sempre a nostro sfavore, facendo illazioni, dicendo inesattezze. E che dire delle tante allusioni anche sulla mia famiglia? In un'intervista la stessa collocava il sequestro di mia figlia in un orario antecedente, cioè alle 10:30, accusandoci di mentire, senza prove, spostando l'asse principale del rapimento, cosa molto grave, sminuendoci e facendo ipotizzare alle persone che la seguono illazioni pesantissime basate sul nulla, solo per mettere in dubbio l'innocenza delle vittime, oltre alle domande prive di rispetto che mi sono state rivolte attraverso i social. Nessuno si azzardi a giudicare le nostre decisioni dettate dal vissuto drammatico. C'è mancanza di rispetto delle persone in questione. Noi non siamo carne da macello e altri non devono sentenziare senza realmente sapere. Che guardino la loro vita. C'è chi ha pure parlato a sproposito solo per coprire la propria capacità. C'è ancora una volta il riferimento all'ex PM Angioni. Secondo i giudici che l'hanno condannata, il magistrato avrebbe fatto alcune rivelazioni, puntando il dito ad esempio contro gli inquirenti per coprire i fallimenti delle sue indagini sul caso. Piera ha precisato che non sono state autorizzate raccolte fondi. Non dovete versare fondi ai non autorizzati, dice. Tony Pipitone si difende. Voglio e pretendo di essere rispettato come persona e come padre. E ha dichiarato di essere pronto a un confronto pubblico con Piera Maggio.